adesso parliamo di Bo Classic. Sergio Braghini. Dopo il re bianco, ora Bolzano incorona il nuovo re nero. Definitivamente tramontata la stella ucraina Sergei Lebid, 5 trionfi dal 99 al 2004, ma gli anni passano per tutti e Lebid ha dovuto accontentarsi del nono posto. Adesso è il momento del keniano Edwin Soy, che taglia per il terzo anno consecutivo per primo il traguardo della Bo Classic, la tradizionale corsa di San Silvestro per le vie del centro storico di Bolzano, giunta alla 35esima edizione. Si temeva per la pioggia, caduta copiosa in mattinata, e che ha invece concesso una tregua nel pomeriggio, e il pubblico, numeroso come sempre nonostante il tempo poco invitante, ha potuto gustare una prova elite maschile all'altezza della tradizione di questo che ormai è diventato l'avvenimento podistico mondiale dell'ultimo dell'anno. Soy ha dapprima concesso spazio alla connazionale Silas Kipruto e all'etiope Gida Imane Merga, con quest'ultimo che si è aggiudicato lo sprint di metà gara e i relativi 500 euro messi in palio dalla Loifer Club. Ma da lì in poi la medaglia di bronzo alle ultime Olimpiadi ha messo la quinta e non c'è stato più per nessuno, tanto che Soy ha vinto migliorando, nonostante l'asfalto bagnato, di 12 secondi il tempo dell'anno scorso. All'altro keniano Kipruto la posizione d'onore, mentre al terzo posto finisce l'inglese Mohamed Farah. Grossa e piacevole sorpresa al quinto posto dell'azzurro Andrea Lalli, che alla sua prima apparizione alla Bo Classic conquista subito la simpatia del pubblico bolzanino. La prima volta che partecipo a questa splendida gara, devo dire la verità, magnifico pubblico che mi ha incitato dall'inizio alla fine. Quindi abbastanza contento della mia quinta posizione, anche perché dopo le vacanze, dopo gli europei, che comunque non sono andati come desideravo, però per fortuna mi sono fatto la settimana dopo a Bruxelles, dove ho vinto il cross internazionale, e per me oggi comunque era diciamo un test per vedere comunque la condizione se era discreta. In precedenza si è svolta la gara femminile, che ha invece riservato la sorpresa dell'etiope Gedo Utura Sule, appena 19 anni, che ha sbaragliato il campo. In primis le due favorite, la britannica Jelling Ailey e l'ungherese Aniko Kalovic, mettendosi al comando del gruppo fin dal primo giro per non mollarlo più. Seconda la slovena Sonia Roman, terza la francese Christelle Dunay. Ottimo sesto posto per la trentina Federica Darri, mentre la pusterese Agnes Churchenthaler è riuscita a entrare nelle top ten centrando un buon nono posto. Ma per me è molto buono, anche perché fino a due settimane fa non riuscivo a correre senza male, e quindi ero infortunata da fine settembre fino a metà dicembre, per quello direi molto bene. Fondo bagnato ha condizionato la vostra prova? Direi tanto, perché era molto scivoloso, soprattutto nelle curve dove c'è il porfiro. Era, diciamo, si doveva stare attento e poi andava anche. Si chiude con le premiazioni sul palco, dove come da tradizione si sono alternati al microfono il sindaco di Bolzano Luigi Spagnolli e l'ex vice Elmar Pichler-Rolle, entrambi grandi appassionati di atletica, gestendo ottimamente da provetti speaker sia la prova femminile che quella maschile. Grande e giustificata soddisfazione per gli organizzatori del Loifer Club Bolzano per la perfetta riuscita di questa ennesima corsa di San Silvestro. Ma mi sa che San Pietro era veramente un nostro amico oggi. Eravamo oggi qua con una settantina di persone, abbiamo lavorato come matti e avevamo quasi già dentro le lacrime, e non ci avremmo pensato che finiresse così. Noi siamo contentissimi, tantissimi bolzanini qua a Bolzano, nel più grande salotto probabilmente del mondo, e abbiamo visto delle gare fantastici ed era un'atmosfera, cioè, mi mancano le parole oggi. Per la 27esima volta si sono svolte a mo' di prologo alla Bo Classic Elite le gare giovanili Raiffeisen, sponsor principale della corsa internazionale di San Silvestro, e ancor prima sono scesi in pista gli amatori per la sesta edizione del giro podistico alla Durner. Infine la vera e gradita novità di quest'anno, la prima Bo Classic Handbike, con una decina di atleti sulle sedie a rotelle. L'edizione numero 35 sarà anche all'insegna della tutela ambientale. Per ogni 50 partecipanti alla manifestazione, l'associazione altoatesina dei giardinieri pianterà la prossima primavera un albero in via Casse di Risparmio con l'etichetta Bo Classic 2009.